visto le registrazioni delle ultime lezioni, ci sono due precisioni. La prima è quando dimostriamo che comunque assegnata due partizioni, P e Q, S piccolo di P è meno uguale di S grande di Q, hanno scritto l'ipotesi F continua. Evidentemente F è limitata, non abbiamo mai usato la continuità, ovviamente. Quindi cancellate vuol dire mettere limitate, infatti si è risultato una limitatizia. E la seconda cosa, quando abbiamo dimostrato che le funzioni continue sono integrabili, pensando che non ho scritto F di A in D, avevo scritto ovviamente queste F di B di R, ovviamente. Però correggete quando faccio questi errori, ecco questa lezione. Definizione. Sia P una curva che P appartenente alla P assorta quindi P appartenente ad R4, una curva regolare. Il vettore N di T uguale Y' di T diviso la norma di P' di T meno X' di T diviso la norma di P' di T con T appartenente alla B. Si ottiene ruotando il versore normale, il versore tangente. A fi di t di greco mezzi nel verso orario si chiama versore normale a fi di infiniti. Questa è la vostra curva, d'accordo? Per esempio, questo è il suo stile, questo è il punto P di T e questo è il versore tangente. Fi primo di T tratto la norma di Fi primo di T, che ha componente X primo di T sulla norma di Fi primo di T. Y primo di T sulla norma di Y'. Notate
questo versore di Pierego Mezzi è il verso orario. Quindi questo qua è questo, questo chiamiamo I grande di T, questo sarà N grande di T. Però questi, come fate a ricordarvi il segno? Se avete un vettore, d'accordo, volete scrivervi un vettore ortogonale, basta scambiare le componenti e mettere il segno meno quello delle due componenti. D'accordo? Dovete scambiare quindi le componenti e per ruotarlo nel verso orario mettere il segno meno sulla seconda componente. D'accordo? Per ricordare, considerare il versore per esempio. D'accordo? I due vettori ortogonali quali sono? Scambiate i componenti. 1, 0. Dove mettete il segno meno? Se mettete sulla prima componente viene meno 1, 0 e vi viene questo vettore che avete ruotato nel verso antiorario. Se sulla seconda componente viene 1, 0. Qui viene invece questo vettore che avete ruotato nel verso orario. Quindi ricordatevi questo modello, finalmente questo modello per ricordarvi dove bisogna mettere il segno meno. Cosa vogliamo dire? Che G in applicazione a iniezione di classe C1, la derivata prima di G è sempre diversa da 0, e inoltre phi di T lo posso scrivere sempre come psi di G di T, d'accordo? Allora, il versore normale a phi di T e il versore normale a psi in psi di T coincidono se phi e psi hanno lo stesso verso. Sono opposti se phi e psi hanno verso opposto. Thank you.
questa è una conseguenza di che cosa? Del fatto che i vettori tangenti coincidono se phi e psi hanno lo stesso verso, sono opposti se phi e psi hanno versi opposti. D'accordo? Di conseguenza si ha lo stesso risultato per le persone normali che si ottengono notando i vettori tangenti, in più che le comizi. Facciamo qualche esempio. Proviamo, ragazzi. Consideriamo tre curve. B, pare che a B appartenente a 0, 3. Coseno di t appartenente a S quadro. Sì, tale che ad S appartenente a 0 y astorgio sì di S uguale al coseno di 2S seno di 2S appartenente a R4 e chi tale che a tau appartenente a 0 di 3 associa a chi di tau uguale al cosino di 2 di 3 meno tau seno di 2 di 3 meno tau. Allora la prima, chi sostiene la prima circonferenza? Chi sostiene la prima curva? La circonferenza di centro origine e raggio. Scriviamo il vettore normale a tale curva nel punto zero. D'accordo? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scriverci il vettore tangente. Fi primo di t. Cosa uguale? Almeno il seno di t coseno di t. E mi sta qui che prima nel punto il punto 0,1 corrisponde all'immagine di tramite fi del punto pi greco mezzi nell'altro fi di pi greco mezzi e a farci il fi di pi greco mezzi mi fanno fare meno il seno di pi greco mezzi coseno di t è uguale a meno 1 di 0. D'accordo? Questo è il vettore tangente del punto pi greco mezzi. Tangente P del punto pi greco mezzi. Quindi che è il versore normale? Devo prendere questo versore, ruotarlo di pi greco mezzi nel verso orario. Quindi il versore normale sarà il versore 0. Consideriamo la curva psi, per calcolare sempre il vettore tangente del punto 0,1. D'accordo?
il punto Gianluna adesso immagine chi è il sostegno di psi? È sempre la circonferenza di centro origine e raggio 1. Questa persona sta percorrendo la circonferenza, impiega un tempo, per tutta la circonferenza parte dal punto 1,0, la percorre nel verso antiorario, impiega un tempo di breve, a metà di quella precedente. Il punto 0,1, e immagina adesso di quale punto? Dell'intervallo 0 pi greco di pi greco quarti, e psi di pi greco quarti, no? La quale psi di pi greco quarti? Coseno di 2 pi greco quarti. Coseno di 2 pi greco quarti, si greco quarto, 0. Calcoliamoci quindi psi primo, questo è uguale a meno per due volte il seno di 2s, due volte il coseno di 2s. Se vogliamo calcolarci il versore tangente, dobbiamo normalizzare. La norma di questo vettore è 2, quindi diamo per 2. Quindi avete che chi si del punto greco quarti è uguale a questo vettore calcolato del punto greco quarti meno il seno di 2 greco quarti il coseno di 2 greco quarti, e questo qua meno il seno di greco mezzo, il coseno di greco mezzo è uguale a meno 1. Quindi questo è il P di psi. Quindi psi, e le persone normali chiedono, prendere questo vettore, devo notarlo di pi greco mezzi nel verso orario. Quindi abbiamo il vettore n di psi uguale a 0. Ragazzi, in accordo con questo risultato, perché le curve P e psi come sono equivalenti con lo stesso verso, d'accordo? Che è la trasformazione che porta 0 del pi greco in 0 pi greco non è altro che di mezzi, d'accordo? Questo è il cambiamento ammissibile, sono equivalenti con due curve, quindi di mezzi, l'area di P di mezzi, un mezzo che è maggiore di 0, sono equivalenti con lo stesso verso, e quindi i versori in questi due punti, i versori normali, i versori tangenti sono uguali, i versori normali sono uguali. Ricordi, no? Con questo vediamo invece chi per calcolare chi primo di tau. Primo di tau, cosa è uguale? Tra il coseno e meno seno, quindi c'è un meno tra l'area coseno e meno seno, tra l'area meno tau e meno tau, quindi viene il seno di 2 pi greco meno tau, e invece l'area del seno e il coseno, l'area di 2 pi greco meno tau è meno 1, quindi viene meno coseno di 2 pi greco meno tau. Quindi adesso dobbiamo calcolarci il sostegno è sempre la circonferenza di centro origine raggio 1, vogliamo sempre calcolare il versore normale del punto, in questo punto qua, del punto 0,1. Ma il punto 0,1 adesso, immagine di quale t? Di quale tau? Immagine di tau uguale 3 pi greco mezzi. Questo punto parte da qui, dopo un tempo 3 pi greco mezzi arriva in questo punto. La cosa che calcolate, chi di 3 pi greco mezzi viene poi il punto 0, d'accordo? Quindi da calcolare adesso questo è sta t pi 3 pi greco mezzo è uguale a seno di 2 pi greco meno 3 pi greco mezzo meno il coseno di 2 pi greco meno 3 pi greco mezzo è uguale a seno di pi greco mezzi meno il coseno di pi greco mezzi è uguale a 1 0.
quindi persone tangenti, questo è il suo TT, questo punto, suoi componenti 1, 0, d'accordo? Allora, come ci ottiene persone normali? Io prendo questo vettore e devo ruotarlo impiegando mezzi nel verso orario. Quindi sono questo è il vettore M, T, punto, 3, impiegando mezzi. Quindi M, T, punto, 3, non è 2, a 0, meno 1. E come vedete, è l'opposto delle versioni normale sia a phi che a psi in questo punto, e questo infatti discende da questo risultato, perché la curva chi è equivalente a phi sia a phi che a psi, ma equivalente a un verso opposto. Infatti qui è la trasformazione che qua si è integrato 0 di y, in modo tale che funzioni la composizione è 2π greco meno t, la derivata è meno 1, d'accordo? Di persone normale, per le prime due curve punta verso l'esterno del dominio, punta verso l'esterno. Nel terzo caso invece punta verso l'interno del dominio. Adesso teniamo a mente questo fatto. All'asse X se alfa e beta sono due funzioni di classe C1 dell'intervallo AB e alfa di X è certamente più piccolo di beta di X per ogni X appartenente all'intervallo AB aperto. Nel caso in cui le funzioni alfa e beta, oltre a essere continue, sono derivabili con derivate continue, e inoltre alfa di x è minore di beta di x per ogni x appartenente all'intervallo aperto, il dominio si dice normale,
dominio regolare normale rispetto all'asse x. D'accordo? Ragazzi, in modo analogo si definisce un dominio regolare normale rispetto all'asse y. D'accordo? Cioè, cosa vuol dire? Che y è compreso tra c e d, x è compreso tra gamma di y e beta di y. Gamma e beta sono due funzioni di classe c1 sull'intervallo cd, tale che gamma di y è esattamente minore di delta di y per ogni y appartenente a cd aperto. Per cose ragazzi, sia D un sottoinsieme di R4, d'accordo? Direi che D è un dominio regolare se D è l'unione di un numero finito di insieme di con I, tale che per ogni D con I è o un dominio normale rispetto all'asse X o un dominio normale rispetto all'asse Y, indifferentemente, e l'interno di D con I se all'interno di con J è uguale al vuoto se I è diverso da J. Ragazzi, fate attenzione, un dominio siffatto non è detto che sia un dominio normale rispetto all'asse X o rispetto all'asse Y, per esempio. Pensate questo oggetto, questo è un dominio regolare, perché l'unione di un dominio di con 1 che è normale rispetto al dominio del dominio di con 1 che è un dominio regolare normale rispetto all'asse X, un dominio di con 2 che è un dominio regolare normale rispetto all'asse Y, ma il vostro dominio di per sé non è né normale né rispetto all'asse X né rispetto all'asse Y. D'accordo? Allora,
già fa un'osservazione. Sia di l'uso di R quadro, un dominio regolare. Allora, la frontiera di D, che troviamo con questo simbolo, ragazzi, è unione di un numero finito di sostegni di curve regolari a tratti semplici e chiuse. Dunque, in ogni punto della frontiera BD esclusi al più un numero finito di punti si esiste il versore normale. La allora, iniziamo a discutere questa osservazione. Sia di incluso nel quadro un dominio regolare. Tenete a mente questo dominio. Allora, la frontiera di D è unione di un numero finito di sostegni di curve regolari a tratti semplici e chiuse. In questo caso la frontiera è data da questo segmento. Questo è il grafico di una funzione di classe C1. Questo altro segmento. Questo è il grafico di una funzione C1. Questo segmentino. Questo segmento e questo è il grafico di una funzione di classe C1. Ognuno di questi tratti e il sostegno della curva di classe, della curva regolare, d'accordo? Quindi tutta questa frontiera la posso parametrizzare con la curva regolare a tratti, perché in questi punti non ci sta il versore tangente, d'accordo? Cosa faccio, ragazzi? Parametrizzo questo segmento con la curva regolare. Se questa è presente, questa è l'altezza A, sarà che a T appartenendo, su questa facciamo l'altezza C, a X appartenendo, questo sia A, questo sia B, che a X a T appartenendo a B associa T, TC, d'accordo? Questo è il grafico della funzione di classe C1, abbiamo visto che i grafici della funzione, che il grafico della funzione di classe C1 è il sostegno di una curva regolare, e questo per esempio sarà alfa. Y uguale alfa di x, questo è il grafico della funzione t alfa di t, d'accordo? Poi concatenare le due curve, abbiamo visto come si fa a concatenare le due curve. Questa è una curva regolare a tratti, questa è una curva regolare a tratti, concatenate ottenete
Scusate, questa è una curva regolare, questa è una curva regolare, le concatenate, ottenete una curva regolare al traffico se andate avanti. D'accordo? Quindi questa frontiera la potete rappresentare, questa frontiera, il sostegno di una curva regolare. Quindi in ogni punto ammette, escluso questi punti dove non esiste la derivata prima, d'accordo? Potete definire il vettore normale che abbiamo fatto prima, d'accordo? Allora, definizione. Dell'osservazione precedente, la frontiera di D si dice orientata positivamente e si denota con più la frontiera di D se viene parametrizzata con una curva regolare a tratti che abbia in ogni punto esclusi al più un numero che dei punti il versore normale orientato verso l'esterno del dominio. E ecco stiamo dicendo. Ragazzi, scusate, se viene parametrizzata con curve regolari, che possono essere più curve che parametrizzano la frontiera, regolare a tratti che abbia in ogni punto escluso dal più numero finito di punti il vettore normale orientato verso l'esterno del dominio. Prendiamo questo caso, la frontiera di questo dominio abbiamo visto può essere parametrizzata con una curva regolare a tratti. Allora, voi direte che la frontiera di questo dominio è orientata positivamente
se avete scelto una parametrizzazione di questa frontiera, in questo caso la frontiera viene parametrizzata con una sola curva, avete scelto una parametrizzazione della frontiera in modo tale che in ogni punto il versore normale punti verso l'esterno del dominio. Se avete parametrizzato quindi la frontiera con questa curva, lo direte che la frontiera è orientata positivamente. Facciamo qualche esempio. Consideriamo sia t insieme delle x e y appartenenti alle quali tale che la norma x y è meno uguale. Quindi i vostri insieme non è altro che il cerchio e questo è il vostro insieme di, d'accordo? La prima cosa, D è un dominio, però se andate D è un dominio regolare, la prima cosa che viene in mente qual è? C'è una frontiera che è x quadro più y quadro è uguale a 1, d'accordo? Sì. L'equazione della frontiera di per il punto di calo distanza all'origine è uguale a 1. Quindi voi scrivete questa qui, questa curva è il grafico della funzione y uguale radice di 1 meno x quadro, questa è il grafico della funzione meno radice di 1 meno x quadro con x appartenente a 1 con x appartenente a meno 1 1 e potete scrivere d uguale insieme di x y appartenente a 1 uguale tali che x è compreso tra meno 1 e 1 e y è compreso tra meno radice di 1 meno x quadro meno uguale alla radice di 1 meno x quadro, d'accordo? Questo ci vedo così, però qual è il problema? Scritto in questo modo è un dominio normale rispetto all'asse x? Sì, è un dominio normale rispetto all'asse x, ma è regolare questo dominio? Scritto in questo modo non è regolare rispetto alla sex, perché queste funzioni non sono di classe C1 sull'intervallo meno 1, 1, d'accordo? Perché la derivata la definire in 1 e nemmeno 1 di questa funzione. Trovate? Quindi, scritto in questo modo, D è un dominio normale rispetto all'asse X, che queste sono funzioni continue, però non è un dominio normale regolare rispetto all'asse X. Qui dobbiamo scrivere un altro modo. Facciamo così, è chiaro ragazzi il problema? Queste funzioni sono di classe C, su meno 1, 1. Cioè il problema è il punto 1 e meno 1. Quindi questo è 1, questo è 1. Prendetevi A maggiore di 0 e minore di 1. Considerate queste A e qui sarà meno A.
d'accordo? Sull'asse X. E dei componenti di dominio in questi tre domini. Chi è il primo? Chiamo il primo dicono 1. Chi è dicono 1? X y appartenenti a R quadro, dato che X è maggiore o uguale di meno A e minore o uguale di A. E y è maggiore o uguale di meno radice di 1 meno x quadro meno uguale alla radice di 1 meno x quadro. Questo è dicono 1. Lo dico due, ragazzi, è un dominio normale, è un dominio regolare normale rispetto all'asse x. Perché? Perché queste due funzioni sono di classe C1 sull'intervallo meno a a, che ci siamo allontanati dai punti meno 1 e 1, d'accordo? Poi invece a vedere di 2. Questo lo voglio scrivere come dominio normale rispetto all'asse y. Y dove varierà? Tra questo punto, tra questa altezza e questa altezza. Questa altezza chi è? Quindi le x y appartenenti a R quadro, tale che y è maggiore o uguale radice di 1 meno a quadro, meno o uguale meno radice di 1 meno a 4. Vai. Questo è questo. E x dove va? X è minore o uguale, questo è meno a, x minore o uguale di meno a, ed è maggiore o uguale di questa curva. Questo è chi è? Maggiore o uguale è la radice di 1 meno y quadro. Questo è D2, d'accordo? D2 è un dominio normale, un dominio regolare normale rispetto all'asse y. E queste due funzioni, questa e questa, sono due funzioni di classe C1 sull'intervallo radice di 1 meno a quadro, radice meno radice di 1 meno a quadro. D3 che è D3 l'analogo, è uguale x y appartenente a R4, tale che y che è meno uguale alla radice di 1 meno a 4 è maggiore o uguale di meno la radice di 1 meno a 4, e x sarà maggiore o uguale di a e meno uguale della radice di 1 meno y quadro. Ragazzi, scusate, qua c'è un segno meno, qua c'è un segno meno, state qui, d'accordo? Quindi qua è x maggiore o uguale per d2 x maggiore o uguale di meno radice di 1 meno y quadro minore o uguale di meno a, per d3 x è compreso tra a e radice di 1 meno y quadro. Allora, D1 è un dominio regolare normale rispetto all'asse X. D2 è un dominio regolare normale rispetto all'asse Y. D3 è un dominio regolare normale rispetto all'asse Y. Se fate la loro unione, se fate D1 unione D2 unione D3, vi ottenete D. Se fate l'interno di D2 intersecato l'interno di D2 è uguale al vuoto. L'interno di D1 intersecato l'interno di D3 è uguale al vuoto. L'interno di D2 intersecato l'interno di D3 è uguale al vuoto. Quindi D è un dominio regolare. D'accordo? Quindi ragazzi, posso lanciare questo, non andava bene? Questo non andava bene.
W è un dominio regolare. D'accordo? Adesso chi è la frontiera di D? La frontiera di D chi è? La circonferenza di centro origine e radice. La frontiera di D, in infiniti modi posso parametrizzare la frontiera di D, d'accordo? Noi abbiamo visto tre modi per parametrizzare la frontiera di D. Ci sono tanti modi per infiniti modi per parametrizzare la frontiera di D, d'accordo? Allora, io voglio scegliere una parametrizzazione tale che voglio parametrizzare tale che il verso con una curva regolare a tratti, d'accordo? In questo caso va per regolare, possiamo pigliare tale che il tensore normale punti verso l'esterno. Allora iniziamo a vedere un po' cosa possiamo fare. Per esempio, ci prendiamo come parametrizzazione la parametrizzazione chi? La terza parametrizzazione, d'accordo? Vediamoci chi. Allora, chi appartiene a 0 più t3 a sto con 3 di 2 più 3 meno t di 2 più 3 meno t. Allora, paralizziamo la frontiera e il sostegno di questa curva, d'accordo? Paralizziamo la frontiera con questa curva. Quando t vale da 0 a 2π, questo mi descrive, chi di t mi descrive la frontiera. Posso dire che usando questa parametrizzazione la frontiera è diventata positivamente? No. No, perché abbiamo visto, se va a calcolare il versore normale, abbiamo visto là, punta il versore normale, punterà verso l'interno, andando poi a calcolare punto per punto, d'accordo? E deducete che il versore normale punta sempre verso l'interno del dominio. Quindi questa parametrizzazione non mi dà l'orientamento positivo della frontiera, non va bene questo. Quindi questo non è buono per orientare positivamente la frontiera. D'accordo? Allora, se andiamo un po', la prima, fine. A chi appartenente al suo vero seno di t. Se uso questa parametrizzazione, questa curva per parametrizzare la frontiera, posso dire che ho orientato la frontiera positivamente. Abbiamo visto il versore normale punta verso l'esterno. Allora, vedi, ogni punto questo fatto, per esempio, si punta verso l'esterno il versore normale, d'accordo? Allora, se state parametrizzando la frontiera con questa curva, potete dire che la frontiera è orientata positivamente, d'accordo? Quindi ragazzi, state, la frontiera è sempre quella, non cambia la frontiera. L'orientamento positivo dipende dalla parametrizzazione che voi usate per rappresentare la frontiera. Se usate la seconda curva, sì, per parametrizzare la frontiera, potete dire che avete orientato la frontiera positivamente? Sì. D'accordo? Facciamo un altro esempio.
In questo esempio vuol dire deve prendere parametrizzazione che si, i punti che si muovono sulla frontiera del verso antiorario. Questa è la parametrizzazione. Considerate questo insieme di x y appartenente a R uguale, tale che la norma di x y è più grande di u maggiore uguale di minore uguale. Completo la linea di 1, di 2, di 3, di 4, di 5, di 6, di 7 e di 8. D'accordo? Di 1 è cos'è? Domino normale? Domino regolare normale rispetto all'asse X. Di 1. Di 2 cos'è? Questo è sia un dominio regolare normale rispetto all'asse X che rispetto all'asse Y. Di 2, lo potete vedere. D'accordo? Questo è sia il grafico di una funzione rispetto a questa variabile che il grafico di una funzione rispetto a questa variabile. Di 3 è un dominio normale. Un dominio regolare normale rispetto all'asse di Y e così via di seguito. Quindi è un dominio regolare. D'accordo? Chi è la frontiera? Chi è la frontiera di D? La frontiera di D deve essere formata da due pezzi. Un primo pezzo. Se X y appartenente a L4, la norma di x y è uguale a 2. D'accordo? Secondo pezzo. X y appartenente a L4, tale che la norma di x y è uguale a 1. Pezzo è la circonferenza di centro origine e raggio 2. Un secondo pezzo è la circonferenza di centro origine e raggio 1. Quindi in questo caso la vostra frontiera è unione di due sostegni di curve regolari. Nel primo caso era un solo sostegno, invece in questo caso è l'unione di due sostegni di curve regolari chiuse e semplici.
Nel primo caso era invece era il sostegno di una curva regolare chiusa e semplice. Invece adesso avete due sostegni di curve regolari chiuse e semplici. Allora, come orientare? Dovete orientare il primo sostegno e il secondo sostegno. Come orientate questo di prima? Se abbiamo detto, volete che il pressore normale sia vada verso l'interno del dominio. Quindi abbiamo visto, vanno bene per la meditazione verso l'esterno. Verso l'esterno, scusate. Vanno bene per le meditazioni del primo tipo. Quindi per orientare la fronte avversaria potete usare qui la legge attiva appartenente a 0, 2, 3, associo 2, cosine t, 2, cosine t. Se usate questa parametrizzazione, orientate, state orientando bene positivamente la frontiera, la circonferenza di centro origine raggio 2. Perché in ogni punto di pressione tangente punta verso l'esterno. D'accordo? Adesso, per la circonferenza interna, che parametrizzazione useremo se vogliamo che sia orientata positivamente? Vogliamo usare uno di questo tipo, invece di metterci 2 ci mettiamo 1. D'accordo? Proviamo. Non scrivete, ragazzi. Chiamiamola F1, d'accordo? No, F2 perché è relativa alla circonferenza di centro origine e raggio 2. Per F1 potremmo usare per sia appartenente a 0, 2 pi associo coseno di t, seno di t. Ma così facendo, in ogni punto di pressione normale, come sarebbe? Sarebbe così. E provate. E qui non punta verso l'esterno del dominio, punta verso l'interno del dominio, quindi non va bene. Quindi questa qui la buttiamo via, non ci va bene questo tipo di parametrizzazione. Cosa prendiamo? Allora prendiamo questo. Guardate che la T appartenente a 0, 2, pi greco associa coseno di 2 pi greco di non t seno di 2 pi greco meno t. Se useremo questa parametrizzazione per la circonferenza di centro origine raggio 1, come sarà il versore normale? Sarà già visto prima. Questo è l'orientamento di versore normale che punta verso l'esterno, perché l'interno del dominio è questo, ragazzi, è la corona, questo è l'interno del dominio, quindi questo punta verso l'esterno del dominio e quindi va bene. Quindi in conclusione, se vogliamo orientare la frontiera di D positivamente, dobbiamo orientare la circonferenza di centro origine raggio 2 con questa curva, o poi se una curva equivalente ad essa e con lo stesso verso. D'accordo? Dobbiamo orientare la circonferenza di centro origine raggio 1 con questa curva o con la curva equivalente ad essa e lo stesso verso. Quindi moralmente la circonferenza, il verso, se è orientata positivamente la frontiera, la circonferenza esterna è percorsa nel senso antiorario, la circonferenza interna è percorsa in senso orario. Adesso, da adesso in poi, assegnato un dominio regolare. Quando parleremo, quando diremo che la frontiera è orientata positivamente, significa che abbiamo fatto una scelta, d'accordo? Di come parametrizzare la frontiera. E la scelta è tale che il versore normale punta verso l'esterno. 5 di intervallo e poi